Ben ritrovati in questo nuovo episodio, penultimo episodio della carriera del Torti, avete capito? Penultimo episodio, e proprio per questo vi chiedo una valangata di mi piace, anche perché avete visto il titolo, avete visto la copertina, chi c'era sa, chi non c'era può già immaginare cosa può essere successo in questo episodio. Che un mi piace ce lo merita, ma voglio vedervi carichi per l'ultimo episodio, vi annuncio già, discorso nella Hall of Fame del Torti. Più le ultime stagioni, più i record, tutto quello che ha fatto, tutta la palmarès e tutto quanto, insomma... C'è cosa da vedere nell'ultimo episodio, anche in questo sarà molto divertente. Vi rubo ancora 30 secondi per dirvi che questa sera sarò in stream e mi trovate qualsiasi sera, indipendentemente da quando guardate questo video, il link in descrizione per Twitch, mi trovate ogni sera, pomeriggio, in live. Questa sera Rebuilding Vintage. Detto ciò, buona visione. Che giocatore, mamma che giocatore. Mia, giocatore totale, finalmente si è avverata questa cosa. E sono cinque titoli adesso. Perché non fare il sesto il prossimo anno, a questo punto? Qua i ragazzi... Rookie, it's for you! Oh sì, proprio questo volevo sentire. Oh sì, Brooklyn, this is for you. Siamo qua, quindicesima stagione del Torti... Nuova caccia a un MVP della stagione regolare, però anche la più impossibile dell'universo. Sì. Forse liberi tiratori. Proviamo liberi tiratori che non abbiamo mai provato. Okay. Tiri a volontà sempre, eh? Sì, forza, fora per fora. 166 a 146 la prima partita, cazzo è? E camare. La madonna, abbiamo vinto. Quanti punti per Torti? 38 punti. Comodo. Facili. 21 tiri, ok. Olla! Ok, 27-15 rimbalzi, che cosa mi sta porco. Significando? Cioè, che cosa mi sta significando esattamente? 99% è liberi, oddio, tra l'altro. LeBron James Junior ai Lakers, ma... oddio. Questa volta neanche nei guidati difensivi. Una merda. Sesto seed Brooklyn Nets, mamma mia. Porco zio. Wesley, distorsione grave alla caviglia, Silla frattura la mano una o due settimane. Ah, bene. Ecco, dove cioè, quindi devo carriare la squadra praticamente... Ma proprio male, proprio, sì. Devo fare tipo 40 de media. Vabbè, ma dai, però che palle, però, ma... Mai una gioia che, Dio Cristo, l'anno dopo aver vinto ti si devono spaccare ai playoff poi, no? Cioè... Giovanni, mi sei sparito? Ah, abbiamo preso 4-0. Sì. Molto bene. Disco meta, hai firmato un'estensione contrattuale. Attenzione. Secondo me non ha senso fare trade, fare spostamenti. Ma no, dai, andiamo fuori per fuori a cazzo duro. E via. Allie. Abbiamo una bella corazzata. Tu perché non stai calando di overall esattamente a 34? Perché anni? Sono una bestia. Sì, non so, vabbè. Andremo avanti fino a 50 anni, cosa devo dirti? Sì! Sedicesimo anno di carriera, siamo ancora 99... Siamo ancora che facciamo finta di dominare. Overall, Brooklyn Nets, quinta testa di serie. Quinta testa di cazzo. Un po' sì, e tra l'altro subito contro gli Hornets, che abbiamo visto in stagione regolare e abbiamo sempre battuto. Ma scusa, ma adesso quindi Nix non... Rotto. Ah, Dio. De nuovo? Sì, tutti e due di nuovo. Vabbè, però noi lo facciamo giocare, non me ne frega proprio. Ma scusa, ma cosa vuol dire che sei tutti e due di nuovo rotti? Non sai che sei rotti dall'altra stagione? No. E come se è possibile? Non lo so. Ma che... Hola. Comunque, tanto per gradire... Sì, 4-0, morbido. 4-0 è succhiare, ma è il più classico, direi. Qua devo fare lo step a livello successivo. Cala. Perdiamo 4-0. Pazzesco. Cerchiamo almeno di forzare gara 7. Forziamo gara 7. 7. Vabbè. Comunque Parker, cioè Gaver 1 in squadra, gli avversari che ha 96, se tipo Gaver Gesù Cristo. Gaviamo noi -99, se come merda. Sì. Beh. Abbiamo perso di nuovo contro i campioni in carica. Ci consoliamo così? No. E poi tra l'altro 50 vittorie, sesto seed. Minchia. Come 50 vittorie, sesto seed? 50 vittorie, sesto seed. 51 gli Hornets, 53 i Magic, 56 i Cavs, 58 i Wizards. E calamadosco. Megoglioni.
Questo è come il meme, quello brace yourself, winter is coming. In questo caso è brace yourself, torti is coming. Già, comunque non so se te ne ricordi, ma stasera qualcuno dovrebbe essere morto. Hai ragione, caro Simone. E difatti, questa sera, torti morto. Quali sono le tue ambizioni per questo finale di carriera? Sono curioso. Le mie ambizioni? Sì. Vincere ancora un titolo da trascinatore della squadra. Sarebbe da mettere la ciliegina sulla torta, ecco, mettiamola così. Sarebbe da mettere la ciliegina sulla torta. Per dire, beccare MJ con 6 titoli già... Quello sarebbe carino, sì. Rispetto alle altre carriere che ho fatto, sei quello più duraturo, longevo. Diciamo così. Longevo, sì. Non solo in campo, mi verrebbe da dire. Come sempre, duro esatto, più di tutti. Esatto. Sei nel secondo quintetto difensivo, però, dai. Ma quello... difensivo sono sempre, però... Boh, sempre... Mi sembra un po' eccessivo, però comunque più spesso sicuramente dell'offensivo. Eh sì, i Brooklyn Nets non hanno fatto i playoff. Vabbè, non fare i playoff mi sembra un po' eccessivo. Vi ho fatto così cagare? No, 35-47. Beh, neanche bene, di sicuro. Beh, neanche benissimo, eh. Comunque tu, voglio dire, 35 anni, 36 anzi, perché li hai compiuti, visto che... dei compiuti oggi e quindi è salito di uno l'età. 22, 5 rimbalzi e mezzo, 4 assist e mezzo, un recupero quasi 2. Insomma, voglio buono. Dire, a 36 anni è che effettivamente adesso, purtroppo avendo perso quel pezzo là, la squadra, insomma, fa abbastanza pietà, ecco, mettiamola così. Sarebbe bello vincere ancora un titolo. Sì, neanche per forza i Nets, dico la verità. Si potrebbe anche pensare di andare in una contender da terzo violino magari. Iniziamo a pensare. Tanto Phoenix Suns sono ancora il primo turno comunque. Allora, a 36 anni ti stanno scendendo gli overall di tutte le statistiche, ma per motivi non ben precisati sei ancora 99 di overall e noi cavalchiamo questa onda. Ma io vedo a più. E però tipo il fisico ti è calato, i rimbalzi ti sono calati, il ti è calato. Ma finché faccio 35 partite, vabbè. Cheat. Ok, sei sempre titolare, 18esima stagione, scusami. 36 minuti almeno all'inizio, anche perché poi sempre te li abbassano, non capisco mai com'è sta storia. Sì, dai, 7 seconds or less, forza. 7 seconds or less e tiro a volontà, ci sta. Tiro a volontà, 7 seconds or less. È una coppiata che non ha portato a grandi risultati, ma a grandi cifre sì, a grandi cifre allora, sì. Ormai bisogna avere le cifre. MVP a 36 anni, ragazzi. Non succede, ma esatto, succede. Non succede, ma se succede... Guardali qua. Persa di 30 guardali la prima, qua. Persa di 25 la seconda, torti a persa di 15 la terza. Perfetto. Top. 26-56. MVP Simone Fili. No, adesso c'è questo Mickey Williams che lo vince ogni anno. Vai. Vuoi ridere? Vabbè, ovviamente non abbiamo fatto i playoff perché 26-56. Beh, 26-56. Vorrei ben vedere. Spero almeno tu abbia fatto qualche cifra interessante. Secondo me. Solito 23-5-5 praticamente. La classica stagione che fai da 10 sempre. Anni a questa parte, sì. In pratica. Offerta squadra giocatore. Oh, il Torti ha rifiutato l'opzione giocatore. Attenzione, come voleva fare proprio anche nella realtà. Vediamo se magari è solo per rifirmare un contratto più lungo con Brooklyn oppure no. Ma anche no, speriamo di no. Vediamo cosa dice la CPU. Diamo il progresso giocatore. Boh, sai cosa gli faccio io la CPU?